La pazzia è una specie di suicidio mentale. Non dicono forse i medici che il solo modo per misurare veramente la morte è tramite la morte della mente? La pazzia è una specie di pallottola flessibile che colpisce il cervello. Benvenuti a questo sesto appuntamento con Birdland, suggestioni, suoni e sapori dalla parola scritta. Anche questo appuntamento sarà online per le disposizioni anti-Covid. Se, come abbiamo visto la scorsa settimana, Lansdale è uno che picchia con la sola idea di stenderti e per farlo usa qualsiasi mezzo riesce a venirgli in mente, Stephen King invece ama costruire trappole. Quello che più lo diverte è farti prendere per mano da uno dei suoi personaggi e condurti ovunque lui abbia deciso di portarti. Stephen King è convinto che l'unica cosa che debba fare paura più della morte agli uomini è vivere una realtà incomprensibile, scontare l'inferno sulla terra, prendere quanto più di normale e domestico possa esserci e trasformarlo in un incubo, un delirio. Mica è un caso che Cujo non fosse un Doberman o un Pitbull, ma un coccoloso San Bernardo, il cane di Heidi. E che non fosse posseduto dal demonio, ma semplicemente dalla rabbia. Ecco, il vero terrore, il vero orrore in Stephen King è quello dato dalla plausibilità. E cosa c'è di più terrorizzante se non la paura di incontrare un mostro, qualcosa di non accettabile e comprensibile dagli altri? Semplice, la paura di diventare noi stessi dei mostri. È un modo semplice, comune e plausibile per diventarlo è la discesa nella pazzia. Questo racconto, La ballata della pallottola flessibile, ci dice un bel po' dell'idea di follia di Stephen King. Il pretesto di questo racconto è tutt'altro che geniale e abbastanza classico. Uno scrittore, Reg Torp, è convinto che nella sua macchina da scrivere viva un fornit, una sorta di elfo, e questo fornit gli fornisca il fornus, una polvere della fortuna necessaria per poter scrivere. E fino a qui la metafora dell'ispirazione, del talento per uno scrittore è abbastanza evidente, abbastanza logica, abbastanza svelata. A raccontare questa vicenda è Harry, il redattore di una rivista letteraria, alla quale il nostro scrittore, Reg Torp, invia il suo ultimo racconto, dal titolo, appunto come il racconto di Stephen King, La ballata della pallottola flessibile. Ma il vero genio di Stephen King in questo racconto non è tanto la descrizione della discesa in questa follia. Il vero genio sta nelle deviazioni del caso, dei rimbalzi che questa pallottola flessibile fa, facendo passare a Harry la linea sottile che divide un'accettabile sanità mentale dalla vera e propria pazzia. E così la cosa più affascinante sono questi innumerevoli rimbalzi, sempre estremamente plausibili, che questa pallottola compie prima di centrare davvero in maniera drammatica il bersaglio. Quando Reg invia il racconto in redazione, non avrebbe mai potuto immaginare che dall'altra parte ci sarebbe stata una segretaria che, riconoscendo il suo nome, anziché cestinarlo come non richiesto, l'avrebbe inoltrata ad Harry, al redattore. Quando la pallottola flessibile arriva al redattore, non avrebbe potuto mai immaginare che quasi per gioco lui firmasse sotto la lettera che restituisce al mittente con Fornit Sam Fornus, quindi alimentando così inconsapevolmente le ossessioni di Reg. Altra deviazione, quando Jane, la moglie di Reg, chiede a Harry, il redattore, di assecondare le fantasie del marito perché questo sembra calmarlo, non poteva immaginare che Harry fosse in qualche modo alcolizzato, e così come non poteva immaginare che in un delirio, in un blackout da sbronza di Harry, questi inviasse un telegramma a Reg, allo scrittore, per metterlo in guardia, convinto di aver visto il suo Fornit.
Così come quando Reg ha inviato questo racconto al giornale, non avrebbe mai potuto immaginare che per un suo delirio, vale a dire la paura dell'elettricità, e quindi l'eliminazione di tutti gli elettrodomestici dalla casa, la moglie sarebbe stata di lì a poco costretta ad assumere una donna di servizio, Gertrude, e non avrebbe mai potuto immaginare che Gertrude avesse un bambino intelligente ma vivacissimo e che il preside, per liberarsi di questa piccola peste nell'istituto, lo spostasse di orario, costringendo così Gertrude a portarselo a casa appunto di Reg. E così quando la donna per pochi dollari regala al figlioletto per farlo stare tranquillo una pistola giocattolo alimentata ad elettricità con di quelle che fanno rumore e tante luci, non avrebbe mai potuto immaginare le conseguenze che questa pistola avrebbe avuto. Una serie di deviazioni terribili ma estremamente plausibili che alla fine portano questa pallottola flessibile, indirizzano questa pallottola flessibile, precisa, dritta e spietata sul bersaglio. Ma torniamo alla bellissima analisi che fa Stephen King per bocca di Harry del subconscio irrazionale in questo libro. Anche in questo caso è estremamente interessante e abbastanza inquietante leggere queste parole adesso, dopo una trentina d'anni, specie adesso che grazie ai social il pensiero magico, il pensiero irrazionale è sotto gli occhi di tutti e in qualche modo si autoalimenta. Mi resi conto di quante cose in una casa normale come la mia sono dotate di una spina che va nel muro. Davanti agli occhi mi passò l'immagine di questo polipo con i tentacoli di fili elettrici che serpeggiavano nei muri e si univano ad altri fili fuori dalla casa e tutti insieme correvano verso la centrale gestita dal governo. Mentre facevo tutte queste cose, la mia mente era come sdoppiata. Essenzialmente stavo rispondendo all'impulso della superstizione. È pieno di gente che si rifiuta di camminare sotto le scale o di aprire un ombrello in casa. Ci sono giocatori di pallacanestro che si fanno il segno della croce prima dei tiri liberi e giocatori di baseball che si cambiano le calze quando sentono di giocare male. Secondo me è la mente razionale che suona un accompagnamento non sincronizzato con la musica del subconscio irrazionale. Se volete da me la definizione di subconscio irrazionale, vi dirò che si tratta di una piccola stanza imbottita all'interno di noi, dove l'unico mobile è un tavolino da gioco. E l'unico oggetto sul tavolino da gioco è una pistola caricata con pallottole flessibili. Quando si cambia percorso sul marciapiede per evitare la scala aperta e si esce di casa sotto la pioggia con l'ombrello chiuso, una parte del nostro io integrato si defila, si chiude in quella stanza e impugna la pistola. Può darsi che in quel momento siate consci dei due pensieri in conflitto. Camminare sotto la scala è innocuo e anche non camminare sotto la scala è innocuo. Ma appena avete la scala alle spalle o appena avete aperto l'ombrello, siete di nuovo un solo pensiero. Molto interessante, commentò Reg. Ti dispiacerebbe spingerti un po' più in là per me, Harry? Quando quella parte irrazionale smette una volta per tutte di giocare con la pistola e la punta alla tempia? Visto che siamo arrivati fin qui, tanto vale finire. L'io irrazionale ha sparato la pallottola flessibile nel cervello quando la persona comincia a vagare per la città facendo cadere le scale e magari anche insultando le persone che ci lavorano sopra. Girare attorno alle scale invece di passarci sotto non è un comportamento folle. Non è neppure folle scrivere lettere al giornale affermando che la borsa di New York è crollata per colpa di tutta la gente che insiste nel camminare sotto le scale. Ma è un comportamento folle cominciare a far cadere queste scale.
Grazie.